Ero partito per fare la sigla del TG1, poi mi ha fatto schifo da solo e ho cambiato in No, corsa. infatti Non so questo è il cosa ho TG fatto. Comics, non è È TG Rai, non è Comics, Rai. Veniamo dalla esatto. caverna del Forbidden Planet. Sempre e comunque. Anche oggi carichi di novità, veramente un sacco di roba, dalla J-Pop alla Star Comics, alla Planet Manga e Marvel. Gira la testa. Pure a me, un sacco di emozione. Sì, E allora, veramente. aspetta, fammi recuperare subito un titolo, così Recuperi. sì, parto subito. Potente con la star, abbiamo Bugie d'amore che arriva al numero 2. A me m'è piaciuto proprio. Attenzione, L'ho attenzione. detto l'altra volta già, sembrava tipo quasi uno shoujo, ma in realtà c'è scritto shonen. E in realtà non è, devo dire, uno shonen, no. Ah, bugie d'aprile, non d'amore, Non è scusate. un Era. vero e proprio, cioè almeno non è un battle shonen. È, secondo me è un ibrido, un mezzo ibrido. Però è una commediola veramente simpatica, proprio carina, gustoso. E mo sparo un treno, anche se tenendo una cosa rosa potrei sembrare veramente un po' effeminato, ma vale la pena, ragazzi, vale veramente la pena. E Sì, sono contento perché ha vendicchiato pure abbastanza sì, è bene. un po' ingannevole, diciamo, come copertine e Sì, colori del package. potrebbe passare veramente per uno shoujo puro, ma non lo è, in realtà non lo è. E la storia parte praticamente con questo ragazzo, non mi ricordo i nomi, perdonatemi. E lui praticamente perde la capacità di suonare durante un'esibizione, lui è bravissimo, ha vinto già una marea di premi, non riesce più praticamente a eseguire le note, non sente più la musica. E credo ci sia un qualcosa dietro, che uno shock che ha fatto sì che lui perdesse questa dote. E l'incontro con una bravissima violinista in realtà scatena in lui emozioni, sentimenti, e lei lo sprona a tornare a suonare. Vedremo se ci riuscirà. Molto molto carino, veramente, approvatissimo. Come direbbe il nostro amico Michele, promosso. Promosso, Sì. 4,90 € Veramente, number two, veramente fico. ad albo. Io vi faccio vedere l'uno di due invece. Arcana Mater, la Cosmo ci ripropone questa storia dove troviamo i disegni anche il nostro amico David Messina. Costa 5 euro, è un black and white. Facciamo vedere un po' di disegni. Ci sono più disegnatori all'interno, eccolo qua. Perché allora, ai testi abbiamo Manfredi Toraldo, ai disegni c'è il nostro amico David Messina, Sonia De Nardo e Giorgio Cantù. Uno di due. Dovrebbe essere ambientazione fantasy, poi non lo so se Davide si guarda i nostri video, magari ce lo scrive sotto, però ad occhio sembrerebbe un pseudo fantasy all'incirca. Prego. Io passo alla J-Pop e abbiamo Amanchu che arriva al numero 9, prezzo 5,90 € sempre cover con sovraccoperta. Sì, Tu l'hai faccio letto vedere. Amanchu? No, No, mi sale, Amanchu è manco un tu. titolo che mi manca, vedi? Okay. Eccolo qua. Ti Amanchu questo Amanchu, eh. Vabbè, cominciamo proprio Male, in male, male. pompa magna, Ratman gigante, eccolo qua, il numero 36, che praticamente chiude un altro, non è Ciclo. un arco narrativo, ma in realtà un altro cofanetto, e Yes. tant'è che Abbiamo anche il cofanetto. Puma Master, eccolo qua, Puma Master suona il telefonaster, il cofanetto dei numeri dal 25 al 36. Eccolo Eccolo qua, qua, eccolo qua. ricco ricco, mi ci ficco, il Ricco. prezzo 9,90 euro. Io resto Poi. con la J-Pop e abbiamo Sekirei, il numero 18, che sfogliandolo così al volo penso che chiuda la serie. Ma Prezzo dai. 5,90 €. Sì, serie che ha vissuto un po' degli alti e bassi, c'è cioè, avuto un momento in cui è piaciuta moltissimo, poi c'è avuto un momento un po', diciamo, di rallentamento, Adesso è un po' poi recuperato, ha vero? ripreso, sì, ha avuto anche, insomma, un periodo in cui si erano fermate le Sì. uscite, adesso invece hanno ripreso con, diciamo, Forse questa continuità ha ridato un po' slancio alla testata. esattamente. Quindi volume 18 che, diciamo, dovrebbe chiudere appunto la serie. Prezzo 5,90 €. A proposito di Ratman, inserisco dentro una notizia, perché noi siamo E anche un come no? pochino di notizie, sennò che TG saremmo. E il buon Ortolani su Twitter ha annunciato che ha concluso la sceneggiatura del Attenzione. numero 122, che sarà l'ultimo di Ratman, e un brivido di tristezza Sì. ha percorso le nostre membra. Poi, sempre Cosmo, eccolo qua, ragazzi, per la storia del fumetto, Alex Sinner, il volume
1, il prezzo 5,90€, rigorosamente black and white, yes, con due dei maestri, veramente proprio maestri, Muñoz e Sampaio, assolutamente, assolutamente da leggere, l'età dell'innocenza, bellissimo. Io resto in casa J-Pop e abbiamo Otokuzaka che arriva al numero 6, manga dello stesso autore dei Cavalieri dello Zodiaco, Masami Kurumada. Infatti, insomma, dai disegni si evince la somiglianza con i protagonisti appunto dei Cavalieri dello tratto Zodiaco. Tratto caratteristico. Sì, lui rimane sempre insomma in tema di combattimenti, il protagonista è diciamo un teppista che cerca di riunire le varie bande sparse per il Giappone, insomma per liberarlo diciamo dal male, è una cosa un po' mistica. Diciamo che Kurumada insieme a Toriyama è uno di quelli più internazionali, anche la sì. Takahashi che si conosce un po' in tutto il mondo, e però diciamo come... ambasciatore delle Olimpiadi di Tokyo del 2020 è stato scelto Goku del buon Toriyama, e ci dispiace per Kurumada che nessuno dei cavalieri è stato scelto, no, ad emblema, perché poi Grecia, sai, richiamo ai giochi, ci cioè poteva pure stare qualcosa con i cavalieri, niente. E invece no, c'è sta Goku. Vabbè, però bisogna dire che insomma l'ha fatto anche per il trentennale, mi sembra, quella era un'altra cosa, confondiamo. Mischioni del Ganga, apriamo un'altra rubrica, so, i mischioni del Ganga, notizie sparse che proponete argomenti per i mischioni del Ganga, okay, e lui li mischierà come più crede, insomma fa lui, non vi preoccupate. The Spirit, eccolo qua, chi ha ucciso Spirit, in doppia cover, yes, a 6,90€, la normal ed ecco la variant, tratto ispirato alle idee del grandissimo Will Eisner, una produzione Dynamite che esce per Cosmo Editoriale con ai testi Matt Wagner, un altro autore famosissimo del fumetto americano, e i disegni Dan Schade, un nome quasi impronunciabile, sono ben quattro vocali, perché SCHK Schade, quando Schade, non so. Se Schade poi c'è la mora, e vabbè, ma non è, la mora bruna, bionda. Manca la mora che se mangia. Stiamo informissima, proprio oggi, veramente male. Prego. E ancora Casa J-Pop, abbiamo Danmachi che arriva al numero 2, prezzo 5,90€. Anche questo fantasy di ispirazione, diciamo, GDR. Sembra anche questo quasi un videogioco in cui il protagonista si immerge in questo dungeon per combattere i mostri. E diciamo, ogni volta che ritorna dal dungeon c'ha una dea che lo aiuta a salire di livello, quindi a migliorare, esatto, le sue abilità. Io ho letto il primo e mi era gustato, ho cominciato il secondo, ho stentato un pochettino, però siamo in una fase di stallo, sì, quindi andando avanti probabilmente ritornerà quella sensazione piacevole che mi ha lasciato dopo la lettura del numero 1. Molto sarà carino, che, devo dire. Sarà che io ho giocato un sacco insomma di videogiochi GDR, quindi a me questo stile è un ma po' così. Ma hai finito di leggerlo anche il 2? Piace, sì, sì, l'ho letto. Ok, quindi mi consigli di andare avanti? Sì, ricorda un po' Sword Art Online o The Rising of the Shield Hero, insomma come tematiche siamo da quelle parti là. E la Cosmo poi, dal fantasy, dal noir, eccetera, eccetera, passiamo alla fantascienza, perché è Faster Than Light. Mi ricorda un po' una canzone di Yngwie Malmsteen, Faster Than the Speed of Light, con le sue dita salsiccione più veloci della mia lingua. E numero 1 a 6,90€, completamente a colori. Attenzione, ragazzi. E vi faccio vedere dentro, perché i disegni del buon Brian Aberlin, che scrive anche i testi, se non vado errato, sono veramente, veramente belli. Ottimo, ottimo, mi intriga molto, chissà se avrò il tempo di leggerlo. Primo di 2 e ripeto 6,90€. Dietro è interessante anche la pubblicità di Lantern City, che mi sembra una buona produzione steampunk. Sì, è steampunk. Vedo che anche tu oggi vai forte. Avanti, prego. E rimaniamo con la J-Pop, rimaniamo in tema fantasy, abbiamo Dungeon Food, nuovo numero, nuova serie che esce col numero 1. Io confondo le parole, i temi, non i verbi, ti preoccupare, le notizie. Sì, un po' vabbè. 6,90€, serie che numero che ho sfogliato, dicevo. E anche questo a tema fantasy, i protagonisti appunto si immergono anche loro in questo dungeon, vengono sconfitti da un drago subito nelle prime pagine e si ritrovano teletrasportati all'inizio senza cibo, senza scorte, senza soldi, senza più nulla, e quindi decidono di rimmergersi nel dungeon e di mangiarsi i mostri. Prezzo 6,90€, un po' particolare, in versione anche comedy, quindi non ha, diciamo, temi molto forti, però, insomma, da tenere sott'occhio.
Poi quarto volume, per questo fumetto che ha avuto un notevole successo, tant'è che il primo albo è andato esaurito e prevede la ristampa con una nuova cover, con una Coca-Cola. Niente, però oggi ne imbrocchiamo una. Sunstone numero 4, mentre per la quarta volta, no, forse la terza, suona il telefono. 18 euro per questa storia un po' particolare, dove ci sono due protagoniste che amano il BDSM, sì. È inutile che vi stiamo a spiegare che cos'è, ma se lo praticate, beh, di voi. E la storia di queste due fanciulle che dall'eros puro passano a situazioni amorevoli, si dicono, non dicono, eccetera, 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 per un pubblico maturo. Notevole, l'autore, se non mi ricordo il, è lui, Stjepan Sejc, che è nata una storia che è nata poi su internet e poi ha avuto successo, è stata pubblicata, eccetera, eccetera, eccetera. Come spieghiamo oggi, non spiega nessuno, veramente, proprio, veramente. Prego. E io ancora con J-Pop abbiamo Golden Kamuy, oh, questo pure numero promosso 2. Per me, sì, infatti, mi avevi detto che insomma è un titolo da tenere sott'occhio. Notevolissimo, veramente bellissimo, ambientato dopo la guerra russo-giapponese, e praticamente il nostro protagonista Sugimoto l'immortale si addentra dentro, bellissimo proprio, si addentra nei territori, credo, dell'Hokkaido, del freddo Hokkaido, e conosce la vita della popolazione degli Ainu. Che vivono di pastorizia e cacciano, eccetera, eccetera. È una descrizione veramente storica, bellissima, quasi un po' la Piero Angela, piena di contenuti, di cose interessantissime. E dietro c'è la storia di lui che va alla ricerca di un tesoro nascosto che è tatuato sulla pelle di diverse persone, perché questo tizio che ha derubato gli Ainu l'ha nascosto tatuando una mappa stranissima e che deve essere ricomposta, eccetera, eccetera, eccetera. Questa però, diciamo, è la storia che fa il sottofondo a questo veramente un volume manga storico, quasi potremmo quasi dire storico, ma non è noioso, è proprio figo, perché poi l'interazione tra questa bambina Ainu che si lega a Sugimoto è veramente bello, cioè non so descrivervelo, le emozioni, le sensazioni. Beh, che lascia, però non saremmo proprio in grado. Però io gli do proprio 8, cioè, attenzione, dico, attenzione, chi, votone proprio, ma tant'è che anche lo stesso autore di Trigun, Naito, l'ha definito come uno dei manga più belli. E allora, cari lettori italiani, questo è il manga più figo, esaltante e pericolosamente divertente del momento, detto da lui. E poi ha vinto il 9° Manga Taisho Award, nominato ai Tezuka Osamu Cultural Prize e Kodansha Manga Awards. Cioè, non è proprio così. Non è l'ultimo arrivato, diciamo. Veramente figo, veramente figo. Se mi credete, dategli una chance. Chance l'ho detto bene, però. Meno male, da tutto il poi non ho imbroccato tutto il resto. Poi io sono Wolverine, questi volumozzi classici della Panini Comics che raccolgono un mix di storie tra le più importanti, le più belle, che descrivono i diversi personaggi. C'è stato il Fantastici 4, gli Avengers, Uomo Ragno, Deadpool, eccetera, eccetera. Svaria pure un po' eccetera. Negli anni, esatto. E qui abbiamo Wolverine, e all'interno ci troviamo tra gli autori più famosi Chris Claremont, Jim Lee, John Buscema, Adam Kubert, e chi più ne ha più ne metta. 25 euro per una marea di storie, guardate quanto è bello detto. Solide realtà. Ancora J-Pop, e abbiamo il conte di Bernard, che va a recuperare materiale che era della GP, appunto, prima era edito GP, che esce con il numero 6 al prezzo di 5,90 euro. Poi secondo volumozzo per un treno chiamato Desiderio, quel film. Un treno chiamato Amore, ma veramente fammo proprio pena oggi, chiamato Amore, numero 2, un'altra produzione Dynamite, come abbiamo trovato anche per la Cosmo, questa volta appunto edita da Panini Comics, 14 euro con ai testi quel mattacchione di Garth Ennis. Nel primo volume di Un treno chiamato Amore credevamo di averle viste tutte: armi, gangster, amori complicati, argomenti molto imbarazzanti e scelte idiote, ma era solo l'inizio. Con queste premesse il finale non potrà che essere ancora più scoppiettante. Valerie e Miles, conosciutisi in circostanze a dir poco stravaganti, decidono di andare in fondo alla loro rischiosa missione e l'escalation non sarà indolore. Il risultato di queste azioni cambierà le loro vite e quelle di tutti i loro amici. Mazza, l'ho letto veloce eppure senza sbagliare. Clamoroso al Cibali. E ancora J-Pop abbiamo Tablegate,
sperando che si pronunci così, il numero 13, anche questo titolo recuperato dalla GP, al prezzo di 6,90€. Poi, Debile Cavalieri Marvel, sarebbe il 59 della testata, all'8 di questo nuovo corso. Guardate che figa questa cover, all'interno troviamo storie di Civil War, il prezzo è di 3,50€. Abbiamo il buon Soul, i testi, giusto? Sì, Charles Soul e Ron Garney ai disegni. Ah, però... Mica male. Ben 4 storie ci stanno dentro. È fighissimo. E abbiamo Sogno d'amore, il numero 7. Anche questo titolo recuperato dalla GP al prezzo di 4,40€. Poi Guardiani della Galassia numero 18, che corrisponde al numero 50 della collana I Guardiani della Galassia. Madonna, sì, quanto tempo è passato! E 2,90€, dentro ci sono due storione e penso una storiella di appendice, eccolo qua, infatti anche nell'editoriale dicono e sono già 50. E ci abbiamo Eric Palichi ai testi e Paolo Villanelli, attenzione, attenzione, giochiamo in casa, 2,90€, l'ho detto, via. Passiamo a Planet Manga, abbiamo Black Clover che arriva al numero 3, 4,50€. Questo modo lo leggi, c'è sta Asta, c'è Asta, il protagonista tosto per tutti i gasti, i ghosti, i gusti, non sapevo più che cosa dire. No, infatti era meglio che non dicevi nulla. Però c'è Asta. Anche questo Fantasy, i primi due numeri ci erano piaciuti a tutti e due, questo terzo ancora non siamo riusciti a sfogliarlo, vista la grande quantità di materiale arrivato oggi, quindi... Magari nelle prossime puntate approfondiremo, diremo qualcosa in più. Esatto. Titolo che comunque... Farei il parallelismo con quell'altro uscito della Star, visto che uno non c'ha i poteri, i superpoteri e lui non c'ha la magia, intanto lo cerchi, se lo trovassi, e io faccio vedere il nono numero di Deadpool Classic, ma che ve lo presento a fa, cioè 13€, ottavo volume, c'è praticamente di tutto dentro. Il primo volume del nuovo ciclo di Deadpool sceneggiato da Christopher Priest, Pantera Nera, che ci mostra un Wade come non lo avevamo mai visto prima, ai disegni dello spagnolo Paco Diaz, va bene? Che è l'autore anche di Solo, pubblicato da Renoir. Sì, vero, parlavamo di parallelismi, abbiamo trovato il titolo giusto, si parla di My Hero Academia, che arriva al numero 7, sì, veramente molto figa, devo dire. E 4,30€ il volume, serie che, come dicevamo, si accosta da certi punti di vista a Black Clover. Il protagonista anche qui, diciamo, non ha poteri, ma di colpo li ottiene in una maniera, insomma, un po' particolare, diversa da tutti gli altri, in un mondo pieno di supereroi, lui l'unico senza, ma si ritrova anche lui con i poteri e si iscrive appunto a questa accademia per diventare un eroe. Molto carina questa serie. Poi andiamo a Contest of Champions, 8,90€, il secondo mini TP, eccolo qui, veramente veramente gustosissimo, il primo è andato molto 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 bene, ai disegni Marcellius e Ewing ai testi, 1, 2, 3, 4 storie, voilà. Sempre Star Comics, abbiamo Fairy Tales, altro titolone che arriva al numero 49, prezzo 4,30€, insomma, questo anche qua fantasy a go-go, anche qua veramente tante bei personaggi, shonen di combattimento che merita veramente tanto, tanto, tanto. Poi La Notte dei Deadpool Viventi prosegue l'operazione di ripresentare in formato... hardcover le storie più esaurite di Deadpool e qui arriviamo appunto alla Notte dei Deadpool Viventi, 9,90€, da non perdere, fanno la loro porca figura in libreria. Direi di sì, qui io salto di palo in frasca, adesso abbiamo la Planet Manga con Soul Revival, che arriva al numero... Revival. Il numero 5, 4,50€, dallo stesso autore mi sembra di... Great Teacher Onizuka, questo qua Toru Fujisawa ai testi, quantomeno storia e character design, ecco. Poi Doctor Strange arriva al numero 9, una delle testate di maggiore successo dell'anno passato e anche del 2017, parte proprio in trombona, 2,90€, e abbiamo Jason Aaron ai testi, coadiuvato dal grandissimo Chris Buccello, assolutamente da leggere, cioè, coppia che scoppia, assolutamente.
E ancora Planet Manga, abbiamo il filo rosso, il numero 9, 4,50€. Sì, in amore ciò che ci sembra terribilmente complicato può essere in realtà incredibilmente semplice. Hai visto pure io a leggere, devo dire che va veramente forte. Poi se volete una grossa battaglia c'è il nuovo numero di Spawn contro Satana, eccolo qui, a 8,90€, 96 pagine, sarebbe il 145. Assolutamente. Una saga completa scritta e disegnata dai leggendari Todd McFarlane ed Eric Larsen. Ah, lo vedi? Non l'avevo sfogliato. No, ritornano loro, i protagonisti degli anni primi. 90 che hanno praticamente rivoluzionato il mondo dei comics. Ma che spettacolo! Bellissimo, ragazzi. Cioè, attenzione, numerone. Io non numerone, so se voi leggevate Savage Dragon e lo stesso Spawn, ma c'è... Cioè, cioè, Eric Larsen mi fa morire, ma che spettacolo! E poi grossa, gran bella run pure su Spider-Man ed Eric Larsen. Voglia che più ne ha più ne metta. Grosse sensazioni, a Marcord, via. Sì, abbiamo Dolce Primo Amore, il numero 9, sempre del Planet Manga, prezzo 4,50€. Poi abbiamo il settimo paperback che raccoglie le storie di Capitan America di Ed Brubaker, quel mostro, quel grandissimo scrittore che è Ed Brubaker. Contiene il Capitan America dal 31 al 36, il prezzo è 14€, assolutamente da leggere. Vi presento un titolo che mancava da un po', si parla di Trinity Blood che arriva al numero 19, serie che si era fermata un pochino ma ha ripreso a uscire, prezzo 6,50€, edizione con sovra coperta. Oh yeah, bello. Poi vi faccio vedere un mega albo della Nicola Pesce che ripropone le opere del grande Dino Battaglia, assolutamente questo da possedere e sfogliare attentamente, l'uomo della legione, il prezzo 14,90€. Un coniglio resta un coniglio, de sei, la natura umana non cambia. Attenzione. Poi e voilà, abbiamo Naruto Gold Deluxe, ovviamente cambia la sovraccoperta e leggermente il prezzo, in questo caso è Naruto Gold Deluxe, il Gold non so che fine abbia fatto, ma c'è anche quello, prezzo 6,50€. Poi la Tuno E ci propone un'altra opera del grandissimo e bravissimo Tony Sandoval, Appuntamento a Phoenix, il prezzo 16,90€. È una storia autobiografica, Tony Sandoval, nato nel nord-est del Messico, ci racconta la sua avventurosa traversata della frontiera, ingenuo e idealista, insegue il suo sogno americano. Durante i suoi incontri dovrà affrontare lo stress e la paura di tutti quelli che fuggono dal proprio paese d'origine alla ricerca di un Eldorado, una trascinante soggettiva del viaggio sostenuto dagli immigrati clandestini. Direi anche molto attuale, visto quello che sta proponendo la Belli Capelli Trump. Mamma mia, ma fa, non ragazzi. Facciamo entrare la politica nel TG Comics, no. Meglio di no, parliamo di Alita, la ristampa, il numero 4, al prezzo di 4,50€, anche questa riedizione di un manga classico sta avendo veramente un gran successo. Sono Alita, molto contento. Se serie che mancava da un po', la Planet Manga l'ha riproposta in questo formato così e tocca dire che ci ha colto in pieno. Poi facciamo vedere un capolavoro, questa è un'opera d'arte, Wolverine Arma X, scritto e disegnato da Barry Windsor Smith, veramente un capolavoro. Stanno riproponendo il materiale di Wolverine perché c'è il film, no? Logan. Ma guardate qui è lo stato dell'arte, ragazzi. Veramente imprescindibile, un'opera senza tempo. Poi questo formato le rende tutte veramente opere d'arte. Tocca dire, veramente un bel formato, ragazzi. Eccezionale. Da collezione. Eccezionale. Se c'è qualche storia che vi piace in quel formato, merita veramente tantissimo. Assolutamente. Prego. E io passo alla Flashbook e abbiamo il nostro desiderio, sì, il numero 2, al prezzo di 6,90€, anche questo con sovraccoperta. Poi facciamo vedere anche un cofanetto di DVD perché finalmente torna disponibile Samurai Champloo, sono 26 episodi, ben 26 episodi, al prezzo di 39,99€, edizioni di NIT, veramente fico. Resto in casa Flashbook, abbiamo Psycho Stuff, volume unico penso che sia questo qui. Mi sembra di sì. Prezzo 5,90€. Poi faccio vedere Otodama, eccolo qua, per la Magic Press e dedicato ad un pubblico adulto, 6,90€.
Parlavamo di ristampone, di storie classiche. Abbiamo Touch per la Star Comics Imperfect Edition, che arriva al numero 4 al prezzo di 8 euro del nostro amicissimo Mitsuru Adachi. Proprio. Serie... Cioè, hai accennato tante volte. Sì, io sempre. Per un video un po'. Serie classicona, ragazzi. Se non l'avete mai letta, questa è assolutamente imperdibile. Ma veramente? Cioè, stiamo a parlare della storia del manga. Cioè, assolutamente. E fra poco Imperfect Edition uscirà un altro titolone che mi piace veramente tanto. Abbiamo Rocky Joe. Più giù non riesco a andare. No, mi dispiace. Meglio pur essendo barito, non ce la faccio. Non ci vai. Poi, allegato all'Invincible 37, eccolo qua. Abbiamo il quarto cofanetto di Invincible anno 4. Tutto in celofanatissimo, 13,90 euro. Salda press. E Star Comics abbiamo Monster Hunter Orage numero 2, che chiude la miniserie, mi sembra, perché la Star Comics l'aveva raccolta in solo due volumi. Prezzo 7 euro con sovraccoperta. Insomma, se avevate perso l'edizione della GP, potete recuperare questa qui della Star Comics. Poi faccio vedere un paio di pacchetti di carte. Abbiamo Rivolta dell'Etere, nuova espansione del Magic, e poi il gioco di carte di Final Fantasy. Attesissimo questo, assolutamente sì. Attesissimo e richiestissimo. Sì. Attenzione, un altro titolo attesissimo. Sempre Star Comics, si parla di Seven Deadly Sins, che arriva al numero 17. Anche, anche questa serie sul fantasy, devo dire che il fantasy ultimamente sta andando veramente spronato. E si attende la seconda serie su Netflix del cartone animato. Prezzo 4,30 euro. A me devo dire mi sta piacendo molto, molto. Poi ecco il gioco base di The Walking Dead. Il 12 febbraio parte praticamente la seconda. Diciamo. La seconda parte. Non mi piaceva dirlo, però devo dirlo. Parte la seconda parte della settima stagione. Vabbè, tu non mi guardi così come un foroncosauro, ma il foroncosauro al sole poi muore. Non ha nessun senso, però vabbè, sappilo. Eccolo qua, veramente All Out War, il gioco 49,90 euro per immedesimarsi nel mondo degli zomboni di Kirkman, in un mondo dove il pericolo è ovunque. Cosa farai tu per sopravvivere? Pieno di espansioni, eccetera. Guardate la roba che giocabile c'è dentro. Giocabile anche in solitaria, mi sa, questo, lo sai? Non lo saprei. Magic Store Edizioni. Te lo dico io. Bravo, mi fido allora. Bravo. E voilà, abbiamo Invincible, il numero 37 per salda press della versione spillatina al prezzo di 3,90 euro. Oh, e poi sempre per il connubio fumetto gioco da tavolo, visto che l'abbiamo cominciato con The Walking Dead, anche quello di Zagor, il gioco da tavolo, veramente ricco, pregno di roba, eccolo qua, veramente da due, ciccionissimo, da 2 a 5 giocatori, partite da 60-90 minuti. E che dire, stragonfio di roba e l'ambientazione mi sembra molto 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 figa. La scatola pesa un botto, ragazzi, veramente. Poi abbiamo questo qua, John Doe, per la Bao, volume numero 3, che raccoglie tutta la saga di John Doe al prezzo di 20 euro. La creatura di Bartoli e Recchioni, eccola qua. Non so quante storie contiene ogni album. Vediamo, se riusciamo a scoprirlo. Te lo dice? Non lo dice. Guarda la fine, tante volte vediamo sta fine, un riepilogo. Vediamo la fine. Un riepilogo? Non c'è l'epilogo? No. Non c'è l'epilogo, però sicuramente quindi sono un botto. Lo scopriremo solo vivendo. È bello cicciotto. Poi, eccolo qua, abbiamo Dirk Gently, agenzia investigativa olistica. Veramente fighissimo, l'interconnessione della realtà. Assolutamente da leggere questo e da vedere la serie anche su Netflix, se non vado errato. ed è basato praticamente su i romanzi di Douglas Adams. E l'autore di Guida Galattica per autostoppisti, veramente forte come il niente. Il prezzo è di 14,90 euro, quindi il classico prezzo del formato trade paperback della salda press. Non vedi che abbiamo finito?
Abbiamo finito tutto quanto. Allora, veloci, un po' di notizie, di scherzi. Final Fantasy, tanti auguri. È il giorno degli auguri. Final Fantasy compie 20 anni. Final Fantasy 7 compie 20 anni. Chi non l'ha giocato sulla prima PlayStation? Solo i nati dopo il 2000. Non so perché chi è nato prima. Veramente tutti, l'ha tutti, squagliato tutti. Sulla PlayStation. Compleanno di Grant Morrison. Proprio oggi compie 57 anni. E no, non c'è nessun altro compleanno. Invece è una notizia brutta perché Bernie Wrightson, colui che insieme a Lynn Wine ha creato Swamp Thing, purtroppo ha annunciato il suo ritiro dalle scene per un grave male, e quindi non ce la fa più a disegnare. Ci dispiace veramente, veramente tanto. I brividi mentre lo dico. Poi un'altra notizia, di Goku l'abbiamo detto, sì, anche esatto, Ortolani. Anche Ortolani. E Ben Affleck invece è, adesso è ufficiale, non dirigerà il film The Batman, lo reciterà e basta, e stanno cercando quindi appunto un regista. Si fanno già un po' di nomi, c'è già una top list, in rete la trovate tranquillamente. E vediamo, perché, perché lui ha confessato di non farcela, ha detto o dirigo o recito, perché è talmente impegnativo che ci si dedica talmente anima e corpo che vuole farlo al meglio. E poi sempre a livello di fumetti e cinema, non è proprio cinema, ma una serie TV, per la ABC nel 2018 uscirà la serie di Cloak & Dagger, due personaggi famosissimi della Marvel, e sono stati trovati gli attori, quindi parte tutto quanto il processo. Si farà, processo produttivo. Non vi rompiamo più le scatole, tutto 30 minuti così. In HD, ragazzi, siamo rimasti in HD e non so quanto ci metteremo a caricarlo, però speriamo nel potere della fibra. Va bene? Vabbè, che imbecille. E trovate tutto quanto alla descrizione sotto, e come al solito, se volete lasciarci un commento o un mi piace, a noi fa estremo piacere, come ci fa piacere se venite a trovarci, per voi che siete se di Roma o meno. Se qualche scioglilingua che può aiutarci, lo ditecelo. Oggi lo dico io. 30 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